tutti e benvenuti in questo nuovo video. Perdonatemi l'aspetto di oggi, sono completamente struccata. Sono vestita da casa, quindi avevo una maglietta così da casa e sopra mi sono messa il maglione perché c'è un brutto tempo oggi e quindi sono in mood un po' così, un po' abbacchiata. Non ho assolutamente voglia di truccarmi e insomma non. Perdonatemi, ma ecco, questo video lo giro così. So che non è un bel vedere, però pazienza, tanto comunque non dovrei neanche più vergognarmi perché nel canale comunque ci sono di quei video che lasciamo stare, quindi struccata mi avete comunque già visto e quindi pazienza, dai, però ho un po' di prodottini da mostrarvi. Questo è un video di prodotti finiti. E quindi non ho, diciamo, voglia di rimandare il video solo perché non sono truccata, mi perdonerete. E quindi vabbè, potete ammirare il mio bel faccino così. E insomma, pazienza. Iniziamo subito, quindi appunto video di prodotti terminati. Allora, iniziamo subito. Primo prodotto terminato è un doccia shampoo, è un prodotto biologico, o quantomeno non, scusate, non biologico, però comunque diciamo con buon inci, diciamo così. Questo l'ho acquistato da Tigotà, è di Natural Philosophy, ed è appunto 0% siliconi, coloranti, parabeni, 98% ingredienti di origine naturale, vegan ok, quindi queste sono le sue varie certificazioni, spero che vedrete e che la luce non spara flash troppo come al solito. Ecco qua. Quindi diciamo che anche se non è un prodotto appunto certificato biologico, ha comunque tutta una serie di garanzie indicate anche qua dietro che appunto ne certificano la buona qualità del prodotto. Questo potete trovarlo da Tigotà. Io ho acquistato in passato dei doccia shampoo, quindi quei prodotti diciamo due in uno per praticità e comodità, soprattutto quando magari si viaggia, non si possono portare troppe cose o si va in palestra. Io non vado in palestra, però Nicola sì. E perché in realtà, questo se non sbaglio era in offerta, quindi mi incuriosiva, non avevo provato niente di questo marchio, e quindi ho voluto provarlo. Poi insomma c'era il cocco, mi ha un po' attirato, quindi dice con puro olio di cocco ed è appunto questo qui. Devo dire che insomma non mi è dispiaciuto, io ovviamente lo uso per lavarmi il corpo, quindi è difficile che uso il doccia shampoo effettivamente sui capelli, perché li trovo sempre un po' meno efficaci rispetto a uno shampoo classico. Madonna, che freddo che fa, scusatemi. E poi con i problemi che ho io ai capelli devo per forza prediligere poi un altro prodotto più specifico appunto. E quindi questo è uno di quei prodotti un po' per chi non ha grosse esigenze né dal punto di vista del corpo che dei capelli. Quindi Nicola per esempio si è trovato bene, però anche lui mi ha detto che è una cosa che poi ho riscontrato anche io, che faceva poca, poca schiuma e dava appunto l'idea di essere molto 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 delicato. Sinceramente non l'ho trovato eccezionale, anche il profumo sì, cocco, ma non mi ha fatto impazzire, ecco, quindi sicuramente un buon prodotto, ma c'è altro in commercio, quindi non è uno di quei prodotti a cui mi sono affezionata e che sicuramente andrei a ricomprare. Se avessi bisogno di un doccia shampoo, dovessi di nuovo trovarlo in offerta e non c'è altro che mi ispira, magari sì, potrei ricomprarlo. Però in linea generale, diciamo che non, niente di che, non andrei appositamente a ricomprare questo, ecco, perché non mi ha fatto impazzire, ecco. Poi, scusate, terminato invece come si dice, un shampoo secco di Balea. Scusate, non di Balea, del DM, ma di questa linea di Balea, che è una mo', di questa linea del DM, che ha questo nome qua impronunciabile, che è la stessa dei miei amati
prodotti per capelli, l'olio e lo shampoo antigiallo che io acquisto sempre, sono sempre di questo brand appunto affiliato a DM, che potete trovare DM, marchiato DM, insomma non so come dirvelo, ma avete capito. E ci sono diverse linee. Io prendo sempre gli shampoo secchi, quelli di Balea. Questa volta ho voluto provare a prendere questo e devo dire che non mi è dispiaciuto affatto. Non ho trovato tutte queste differenze con quello di Balea, sinceramente. Forse questo costava leggermente di più, però io i risultati li ho trovati medesimi. Quindi sicuramente ottimo, funzionale. Io ho iniziato. Ho scoperto lo shampoo secco in realtà proprio con i prodotti del DM, perché prima non avevo mai provato uno shampoo secco, e devo dire che mi sono trovata bene. Non ne ho provati altri, quindi questo è l'unico che non è marchiato Balea che io ho provato, ma è comunque DM. Quindi io l'ho trovato veramente molto molto simile. Questa è una formula con amido di riso, amido di tapioca e provitamina B5. Rinfresca la chioma conferendole un volume e un effetto opacizzante. Io devo dire che mi sono trovata molto molto bene. Dava effettivamente un effetto volume, forse migliore rispetto a un altro shampoo secco di cui vi ho parlato in un altro video di prodotti finiti, che era di Balea, che era una linea 6 in 1 che aveva anche l'effetto volume. Che io vi dicevo in quel video. L'effetto volume non l'ho granché visto, l'ho notato di più effettivamente in questo prodotto. Quindi diciamo che il fatto che la linea costa un pochettino di più può essere anche giustificato da questo, nel senso che effettivamente forse un pelino di qualità in più in questo c'è, per quanto riguarda solo quell'aspetto volume. Per il resto io non ho trovato differenze. Mi è piaciuto, ma è indifferente, nel senso anche qua non vi dico che riacquisterei per forza di cose questo, perché non è così. A seconda di quello che trovo al DM, magari anche secondo il packaging, le profumazioni, a me piace cambiare. Quindi in generale mi piacciono e questo mi è piaciuto. Se dovessi cercare qualcosa che nello specifico ha anche effetto volume, sicuramente questo potrei acquistarlo. I prezzi comunque sono bassi, quindi comunque tra questo e quell'altro non è che ci fosse tutta questa differenza. Forse a dir tanto 1 euro, ecco, ora non ricordo, però sicuramente mi è piaciuto e quindi potrei tranquillamente ricomprarlo. Poi ho finito come si chiama? Non mi viene il nome di questo prodotto. Colluttorio, ecco, non mi veniva. Questo è dell'antica erboristeria ed è con estratti di menta e camomilla. È con 0% di alcol, aiuta a proteggere i denti e le gengive sensibili ed è per questo che io l'ho acquistato, perché ho le gengive che sanguinano, quindi ogni volta che mi lavo i denti io trovo del sangue poi nel lavandino perché mi sanguinano tantissimo, sono super sensibili. Azione antibatterica, freschezza delicata. Allora devo dire che questo mi è piaciuto tantissimo. Non sono un'assidua utilizzatrice di colluttori, devo essere sincera. Non ho l'abitudine purtroppo di utilizzarlo frequentemente tutti i giorni, anche se devo dire che questo era un piacere utilizzarlo perché? Perché non aveva il classico sapore super forte in bocca, che è quello che poi a me fa passare la voglia di utilizzarlo. Nel senso che gli altri sono. Che ho provato io sono fin troppo forti e spesso mi danno fastidio, quindi non è una cosa che gradisco. Mentre questo qui aveva sì, comunque un retrogusto solito da colluttorio, quindi un po' mentolato, ma aveva qualcosa anche di dolce, che non vi so spiegare bene, ma sicuramente era molto delicato il suo effetto in bocca, quindi io lo sentivo, aveva quell'effetto di freschezza in bocca. Sentivo che comunque mi andava a purificare, a pulire bene la bocca, le gengive e tutto quanto. Però non aveva quell'effetto che mi veniva da sputarlo dopo pochissimo, talmente era forte. Quindi mi è piaciuto veramente tanto. Questo, se non sbaglio, l'avevo comprato da Risparmio Casa, ma credo che si possa trovare un po' ovunque. L'avevo pagato molto poco, sono 500 ml, e dice che comunque è un prodotto contenente estratti naturali. Io sono sincera, questo sì, lo riacquisterei.
Perché ecco, tra i vari colluttori che nel corso della vita, diciamo così, ho provato e testato, questo è uno di quelli che mi è piaciuto di più proprio per questa cosa, che lo trovavo molto delicato in bocca, non troppo forte, un po' dolcino, non troppo aggressivo, e poi appunto indicato per denti e gengive sensibili, quindi sicuramente adatto alla mia bocca, diciamo così. Quindi questo sì, lo riacquisterei. Poi ovviamente, lo dico sempre, non può mancare un deodorante balea. C'è in ogni video di prodotti finiti e non è una cazzata. Se voi state guardando per la prima volta questo video, andate a dare un'occhiata agli altri video dei prodotti finiti perché vedrete che effettivamente c'è sempre un deodorante balea. Sia deodorante specifico nascelle o che sia un deodorante spray corpo, però c'è sempre. Questa in particolare, se non sbaglio, era un'edizione limitata. No, non c'è scritto, però non lo so. Comunque era lampone e magnolia, quindi molto dolce. Sì, dolcissimo, allo stesso tempo fresco come profumo. E questo effettivamente ed è uno di quelli corpo, quindi deodorante spray corpo con fragranza fruttata e fiorita, i soliti 200 ml. Devo dire che mi è piaciuto molto. Su questa tipologia corpo non è indicata la durata 24 ore perché non sono per forza appunto per le ascelle, ma in generale potete spruzzarli ovunque, anche se io faccio la stessa cosa anche con gli altri, quindi come sapete, ve l'ho detto mille volte, spruzzo sempre tutti questi deodoranti un po' ovunque. E mi è piaciuta la fragranza, come al solito costano pochissimo, io questi li adoro e quindi questo non so nello specifico se ci sarà ancora, però in generale la linea deodoranti Balea io la adoro e quindi ogni volta che ci vado ne acquisto uno e quindi sicuramente consigliato. Poi allora, ho finito invece sempre del DM la linea al verde, che è quella biologica. Ho finito questa maschera per capelli, trattamento lucentezza per capelli al limone e albicocca. Allora, questo prodotto devo dire che è un ni. Nel senso che mi aspettavo un pochettino di più, è della linea verde, quindi quella forse un pelino più costosa rispetto appunto a Balea, proprio perché è una linea biologica. Ingredienti di qualità, ottimo, inci eccepibile, tutto quello che volete. A parte ovviamente la solita presenza dell'alcol che c'è in tutti i prodotti tedeschi praticamente, perché lo ficcano ovunque questo cavolo di alcol, però vabbè. Sono 150 ml, mi sembra che l'avevo pagata sui 3-4 euro. Quindi comunque considerando la quantità neanche poco, facendo poi dei paragoni con delle altre maschere, sicuramente non è pochissimo. Anzi, sicuramente a breve arriverà un video confronto che sto comunque iniziando a girare proprio sulle maschere capelli. E questa è una delle prime che provo in versione così tubo, schiacciata ovviamente tutta. Profumo inebriante, quindi mi è piaciuta tantissimo la profumazione perché ovviamente sono due dei frutti miei preferiti, il limone e l'albicocca, per cui non poteva non piacermi a livello di fragranza. Però a livello di prodotto in sé mi aspettavo qualcosina di più. Non l'ho trovato così nutriente, così ammorbidente, districante come mi sarei aspettata. È anche vero che qua dice che è un trattamento lucentezza, quindi si concentra su quello. È per capelli spenti e crespi, quindi io comunque mi aspettavo qualcosa, cioè l'ho trovata adatta comunque al mio capello, essendo appunto un po' crespo a causa della decolorazione. Con olio di noccioli di albicocca ed estratto di limone bio, senza silicone, con cheratina vegetale, i capelli tornano ad essere morbidi e lucenti, facilmente pettinabili, vabbè, ideali per tutti i tipi di capelli. Allora, è vero che toglie quell'effetto spento e crespo, quindi effettivamente l'effetto lucentezza al capello lo dà, perché dopo sicuramente erano più belli, più lucidi e più morbidi, ma qualcosina in più mi aspettavo per quanto riguarda, come al solito,
la districabilità, nel senso che io comunque ho fatto fatica a pettinarli. Ci sono delle maschere capelli che io mi metto, li lascio agire, e quando mi pettino i capelli si pettinano in 4 e 4 8. Se non metto la maschera o un buon balsamo, io i capelli non li riesco a pettinare. E purtroppo con questo prodotto, anche se l'effetto era molto bello una volta pettinati, perché vedevo il capello comunque più lucido, meno spento, non mi dava quella mano in più che mi serve a me proprio per districarli. Quindi questa è una piccola, diciamo, pecca che può avere. Se però avete i capelli secchi, ma che se no, non si annodano tanto, quindi non avete questa difficoltà in mani che ho io ogni volta doverli pettinare, quindi sono comunque abbastanza districabili, e però volete un qualcosa in più che ve li renda un pochettino più appunto setosi, più lucidi, perché sono un pochettino più spentini, sicuramente questo potrebbe essere un prodotto che fa al caso vostro. Quindi diciamo che è un ni. Potrei riacquistarlo, però diciamo che sì, potrei riacquistarlo, ma avrei poi comunque bisogno di qualcosa che mi aiuti a districarli. Oppure, quando mi taglierò i capelli e non avrò più la parte finale, diciamo, con la decolorazione così secca, 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 e quindi non avrò bisogno di tutto questo potere districante, allora magari sì. O anche se la trovo in offerta, anche se non è che si facciano tante offerte in realtà su Alverde, però se dovesse capitarmi di trovarla in offerta o avere l'esigenza di avere una maschera perché mi mancano, cosa un po' strana, potrei acquistarla. È un ni, ragazze, è un ni, cioè è un sì, ma è un ni per le mie di esigenze. Ecco, chiariamo, però comunque ottimo prodotto di per sé. Poi, altro prodotto sempre di Alverde, questa volta è uno shampoo. Questo è quello all'avocado, quindi per capelli rovinati e tendenti alla rottura. Avocado e burro di karité. Questi sono 200 ml ed è, mi sembra di avere anche il balsamo da qua. Ah, esatto, sì, scusate, ve li faccio vedere insieme. Questo è il suo balsamo della stessa linea, quindi balsamo per capelli all'avocado e al burro di karité, per capelli rovinati e tendenti alla rottura, senza silicone, estratti di avocado bio, estratti di burro di karité bio, proteine di grano, deterge delicatamente, aiuta a fortificare la struttura capillare, mentre il balsamo aiuta a fortificare la struttura dei capelli rovinati. La glicerina vegetale dona idratazione, i capelli vengono nutriti, resi più brillanti, più morbidi e facilmente pettinabili. Allora, anche di questi due, sinceramente mi aspettavo qualcosina di più. Avevo grandi, grandi aspettative, perché tra l'altro, comunque l'avocado è un ingrediente molto, molto nutriente anche per la pelle, quindi mi aspettavo lo stesso effetto anche in un prodotto per capelli. Io però ho sempre i miei problemi con i prodotti per capelli biologici, non è colpa loro, poverini, sono io che ho delle esigenze particolari, e quindi purtroppo non li ho trovati efficaci al punto giusto, nel senso che sì, andavano effettivamente a nutrire il capello, però li ho trovati un po' troppo delicati rispetto a quello che mi aspettavo. Il balsamo non faceva quello che doveva fare secondo me, quindi sempre lo stesso discorso, non districava a sufficienza. Andava sì a nutrirli, quindi io li sentivo effettivamente come se gli avessi dato da mangiare, diciamo così, se li avessi effettivamente nutriti e li stessi un po' per volta curando, però l'effetto finale non è stato wow, ecco. Mi sono piaciuti perché comunque sono dei buoni prodotti, però io ho sempre questi miei problemini con i prodotti biologici, non so come mai. Diciamo che appunto in generale con i prodotti biologici per capelli ho qualche problema,
perché appunto mi danno sempre l'idea di essere troppo leggeri e non lo so, non mi sconfinferano molto, non fanno molta schiuma, quindi so che non è la schiuma che lava, però comunque riesco a lavarli meno bene, mi dà l'idea di lavarli meno bene. Il balsamo non era chissà che districante, quindi diciamo che mi aspettavo qualcosa di più perché da una linea che dovrebbe andare a nutrire, riparare il capello, mi aspettavo qualcosina in più, ecco, sinceramente. E quindi in realtà non lo so se questi li ricomprerei perché anche loro sono un po' ogni. Il mio capello purtroppo è un capello molto esigente e forse questi non sono sufficienti. Io cerco di alternarli, i prodotti biologici e quelli non biologici, perché comunque mi piace l'idea di curarli con qualcosa di naturale, quindi l'idea di andare a rinutrire il mio capello sfibrato e secco, con l'avocado era una cosa che dentro la mia testa era wow. Tutto questo fattore wow non l'ho trovato e gli effetti, li ho visti sì, ma molto più blandi rispetto a quello che mi aspettavo. Detto questo, è sicuramente un'ottima linea, per chi ama i prodotti biologici, sono prodotti ottimi a un bassissimo prezzo perché i prodotti bio sono generalmente comunque molto più costosi, perché ci possono essere balsamo, shampoo a insomma, cifre comunque anche elevate che io non spenderei, quindi mi sono tolta lo sfizio con questi di provarli e sono un nì, ecco, non lo so effettivamente se li riacquisterei, aia, scusate, non lo so effettivamente se li riacquisterei, magari quando finisco quello che ho gli do un'altra possibilità, ecco. Vediamo, però sono un ni sempre per considerando i miei capelli. È difficile ogni tanto spiegarsi. Poi, allora, ho finito un esfoliante corpo, in realtà è un shower scrub, quindi è uno di quei detergenti per lavarsi che però allo stesso tempo fa da scrub. Questo è di Sien. Ed era una linea estiva di cui ho comprato un sacco di referenze. Era una limited edition, ma in realtà l'ho comprata tipo per 2 anni. Quindi, infatti, vedrete, insomma, magari li avete visti o comunque nel canale li trovate i vari video relativi a questa edizione limitata. Ma ripeto, ogni anno io li trovo sempre. Quindi, secondo me, intende limitata all'estate. Però ecco, magari potete trovarli anche quest'estate, chi lo sa. Questo era appunto un esfoliante shower scrub, Pineapple Paradise come fragranza, quindi come si chiama? Ananas, ecco, non mi veniva il nome. E niente, allora, profumo paradisiaco, dolce, buono, sapeva proprio di ananas. Io non sono un amante dell'ananas come frutto e come sapore, però l'odore è buonissimo. Devo dire che i granelli all'interno sono molto, molto, molto fini. Forse qualcosa si riesce anche a intravedere, no, non si capisce niente, però super super fini, consistenza di sale fino, anzi più piccolo ancora di zucchero o sale, molto molto fino, immersi in questa crema gel, quindi la consistenza ottima, non era di quelle troppo liquide, ma neanche troppo spessa. E l'esfoliazione era veramente leggera, quindi più che scrub è un peeling perché comunque è delicatissimo, quindi è comunque un prodotto per lavarsi, quindi deve essere anche pratico e piacevole da utilizzarsi perché se avesse le robe grosse e spesse che vi graffiano tutta la pelle diventa anche poco piacevole poi utilizzarlo, mentre questo comunque è veramente piacevole sia per la fragranza che proprio per la sensazione sulla pelle.
Quindi mi è piaciuto veramente tanto. Sono 200 ml, costava pochino, 1 euro e qualcosa. Quindi è sicuramente un prodotto che se dovessi ritrovare, riacquisterei. Niente di biologico, niente di eccezionale a livello di inci, ecco. Però devo dire che come tipologia di prodotto linea, comunque in generale la linea mi era piaciuta molto, infatti avevo comprato un sacco di cose e questa tipologia di prodotto comunque mi piace, ne ho provati altri, avevo provato anche qualcosa di Balea fatto così e devo dire che non mi ha lasciato insoddisfatta. Tenete presente, ecco, un'esfoliazione molto molto delicata, però la combo del profumo paradisiaco che ha e appunto questi leggeri granelli che vi vanno a sgrattugiare leggermente la pelle quando lo passate sul corpo, mi è piaciuta assai. Quindi sì, questo potrei ricomprarlo, sì. Poi, qua abbiamo una bella tisana schiacciata in questo modo, non so come mai, vabbè, ho schiacciato la scatola così. Questa è di Pompadour, ed è una tisana depurativa con tarassaco e curcuma. Devo dire che queste qua a Pompadour mi piacciono, quando le trovo in offerta le acquisto. Questa, se non sbaglio, l'avevo presa da Tigotà, credo. Ma dovrei averne ancora qualche bustina, solo che ho svuotato la scatola e le bustine rimanenti le ho messe in un'altra scatola dove ho tutte le tisane, perché mi occupava un sacco di spazio nella credenza. E quindi l'ho tolte da qui e le ho messe nell'altra scatola che ho. Allora, questo come gusto non è proprio il massimo, però devo dire che non mi è dispiaciuto, non mi è dispiaciuta, diciamo così. Allora, ha degli effetti purificanti, drenanti per l'organismo e aiuta ad eliminare le tossine, attenuando la sensazione di gonfiore. Il tarassaco è conosciuto fin dall'antichità per le sue proprietà depurative, in quanto stimola la funzionalità biliare, epatica e renale. Tra l'altro, ho il giardino pieno di tarassaco, dovrei mettermi a tirarlo su. Vabbè. Poi la curcuma invece è una spezia delle molteplici virtù, è utilizzata da sempre per le sue proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e purificanti. Ovviamente è una tisana, quindi non è che può fare i miracoli, la bevete, cioè avete la pancia gonfia così, siete appesantiti da anni e anni di inattività e da cibo spazzatura e pensate di bervi la tisana depurativa che vi passa tutto. Ovviamente quello no. Però siccome io comunque tendo a mangiare parecchio e mangio anche, non dico schifezze, però tanti tanti carboidrati e ho tutta una serie di intolleranze alimentari in realtà a cui faccio poca attenzione, devo dire che il fatto di andarmi a bere la tisana la sera mi aiuta, soprattutto se appunto depurativa, a alleviare un po' la sensazione di pesantezza che ho subito dopo mangiato. E quindi sicuramente l'ho trovata utile, ma non tanto questa depurativa in sé, ma in generale l'utilizzo di una tisana. Se poi ha degli ingredienti che mi aiutano e che sono più specifici per le mie esigenze, meglio ancora, ecco. Però in generale le tisane mi piacciono molto, soprattutto più d'inverno in realtà. Però ogni tanto anche d'estate qualcosa di un po' più fresco, di più leggerino ci sta, perché mi dà questa sensazione di comunque scaldare e di far scivolare giù tutto, non so come dire, quindi sicuramente mi fa sentire un po' meglio, più leggera, più libera, più sgonfiata. E queste non costano tantissimo, sono buone, quindi sì, consigliate, potrei sicuramente ricomprarla. Mi è piaciuta di più questa qua depurativa di quella snellente, che invece come gusto non mi piaceva tanto. Vabbè, ne riparleremo quando vi farò vedere quella. Poi, altro prodotto per lavarsi, questo è di Biolis Nature, che è appunto sempre una linea che potete trovare da Tigotà, e questo era un doccia gel energizzante con zenzero e cannella. Non è un prodotto biologico, ma ha il 98% di ingredienti di origine naturale ed è certificato vegan. Sì, dov'è? Sì, vegan. E quindi diciamo che ha un buon inci anche se non è certificato.
E quindi questo, come questo, erano dei prodotti che avevo voluto prendere da Tigotà per provarli e devo dire che non mi sono trovata male, anzi, ho preferito questo rispetto a questo, più che altro per la profumazione e anche per la consistenza. Bello denso, più denso di questo qui che era un po' più liquidino, diciamo così, rispetto a questo. La profumazione era fantastica. Allora, io non sono un amante della cannella, in realtà, e neanche dello zenzero. Però devo dire che la combo mi è piaciuta e l'ho trovata una combinazione pazzesca e adattissima all'inverno. Tant'è che infatti io questa, se non sbaglio, l'avevo acquistata forse addirittura d'estate, ma l'avevo tenuta da parte da utilizzare appositamente d'inverno perché mi sembrava proprio una fragranza tipica invernale, non so come mai, ed effettivamente era una coccola. L'effetto energizzante, cioè in un doccia gel non è che si possa sentire chissà quanto, diciamo così, però sicuramente era un prodotto piacevole da utilizzare, lavava bene, lasciava la pelle bella morbida, idratata, e appunto non aveva quella consistenza troppo liquida che a me non piace. Aveva una bella consistenza, un bel colore ambrato e insomma mi è piaciuto. E ecco, diciamo che sui doccia gel e doccia schiuma io in generale non ho una fissazione particolare, quindi mi va bene un po' tutto e cambio a seconda dell'umore, della stagione, del prezzo, delle offerte. Quindi in realtà questo qua zenzero cannella non lo so se lo ricomprerei, perché in realtà da Tigotà ho visto che c'è della stessa linea anche con altre profumazioni che mi ispirano di più. Quindi Biolis sì, in generale questo prodotto per lavarsi mi è piaciuto. Se dovessi trovarla in offerta, un'altra profumazione sicuramente la riproverei volentieri. Mi sembra che ne ho vista una con il mango che avevo puntato le ultime volte che sono stata da Tigotà e non l'ho presa, se no, no, non l'ho presa, mi sembra di no. Perché avevo preso un'altra roba sempre al mango, però ecco, diciamo che sicuramente potrebbe essere un prodotto che se lo trovo in offerta a un buon prezzo potrei riacquistare. Poi, terminato, un tonico astringente, questo qui di Anthos, andiamo, ecco qui. Allora, questo l'ho acquistato su Ecoverde, ed è un tonico per pelli grasse impure, dermopurificante e astringente con salvia, rosmarino e amamelis. Allora, devo dire che questo prodotto mi è piaciuto tantissimo. Non l'ho trovato estremamente astringente, nel senso che sì, faceva il suo lavoro, ma non irritava neanche troppo la pelle, perché io ho il problema che se poi uso qualcosa di fin troppo astringente o purificante, poi mi si arrossa e mi si irrita un po' la pelle. Quindi comunque devo fare un po' attenzione. Questo mi è piaciuto perché appunto andava a restringere anche visivamente, diciamo così, leggermente l'aspetto dei pori dilatati, che diciamo su naso e guance, e mi dava proprio l'idea di una pelle più asciutta, non unta, appunto. E quindi devo dire che mi è piaciuto assolutamente. Neanche la lasciava comunque morbida, quindi non quell'effetto secco astringente, ma un astringente comunque idratante, non so come dirvi. A volte, ripeto, è un po' difficile spiegare le sensazioni che uno prova sulla pelle, soprattutto quando magari non lo stai provando in quel momento, ma vai anche a memoria di quello che hai utilizzato, hai 1000 prodotti davanti e dici aspetta, ne è questo, e devi fare un pochettino mente locale. Allora, quindi sicuramente mi è piaciuto, però c'è un però. Allora, questi sono 125 ml e l'avevo pagato sui 3 euro, se non sbaglio, 2-3 euro, no, 3, 3,50, un prezzo simile, diciamo, agli idrolati della saponaria, che sono però 100 ml, quindi l'avevo preso e l'ho provato, utilizzato con piacere. Devo dire che però le sue sorelline da 200 ml, quindi le acque aromatiche di Anthos, hanno lo stesso prezzo sui 3-4 euro, 3,50,
però sono 200 ml, quindi come quantità ne hanno di più, ecco. Quindi, siccome io ragiono sempre anche in questi termini, non solo sull'efficacia del prodotto, se mi è piaciuto o non mi è piaciuto, ma anche facendo paragoni comunque con altre cose che posso utilizzare, devo dire che se devo tornare indietro, probabilmente non vado a riacquistare questo, ma vado a riacquistare l'acqua di Amamelis che sto utilizzando adesso, che avevo preso insieme a questa, perché come quantità è maggiore e il prezzo è uguale. Inoltre qua abbiamo salvia, rosmarino e Amamelis, quindi volendo io cosa posso fare? Acquistare le tre separatamente e come si dice, e miscelarle tra di loro per avere quasi, non gli stessi, però quasi gli stessi effetti di questo prodotto. Questo nell'inci ha anche, vabbè, acqua Amamelis, acqua di Amamelis, acqua di salvia, acqua di rosmarino, sodium levulinate e sodium anisate. Quindi a parte i due sodium, il resto sono appunto questi. Queste tre acque aromatiche. Quindi per questo motivo probabilmente non lo andrei a ricomprare semplicemente per questo, ecco, perché a livello di quantità prezzo mi conviene di più altro, considerando che appunto proprio dello stesso brand, dello stesso marca, sempre Anthos, fatta uguale però più alta, ho preso sia quella di Amamelis che altre cose avevo preso. Comunque quella di Amamelis ce l'ho in uso adesso. È forse leggermente meno astringente visivamente anche rispetto a questa, è un po' più addolcente, più idratante, però sicuramente aiuta e quindi probabilmente tra le due cose, se dovessi scegliere di andare a ricomprare qualcosa, andrei a ricomprare quell'altra, ecco, ma non perché questo non mi sia piaciuto, anzi, se dovessi trovarlo in offerta e valutando appunto quantità e prezzo, dovessi trovare più conveniente questo, sicuramente acquisterei ancora anche questo, perché comunque mi è piaciuto molto. Poi ho finito anche dei peciocchi, questi qui. Allora, questi sono di Seta Blu, che dovrebbe essere un brand made in Italy. E questi qui sono i patch occhi in hydrogel, ne contiene 6, quindi per 3 applicazioni. Pelle tonica e compatta, lifting antirughe, non cola, vero, contiene vitamina E. Collagene, acido ialuronico ed è un effetto freddo. Tutto vero, devo dire che mi sono piaciuti. Non ho notato i miracoli, ovviamente, nel senso che lifting antirughe sì, ma il giorno dopo, comunque, se mi trucco, metto il correttore, metto la cipria, le rughettine sotto gli occhi a me ci sono comunque, ecco, tornano comunque. Però sicuramente è stato molto piacevole utilizzarli e davano un bel effetto appunto fresco in questa zona che andava bene a distendere, lasciando la pelle morbida ed effettivamente più liscia, più distesa, più tonica, più compatta. Il prezzo è bassissimo perché costano 2 euro circa, meno di 2 euro, non mi ricordo se 1,50 euro o 1,90 euro. Forse 1,90 euro, ma comunque meno di 2 euro per 3 patch, quindi diciamo in linea con i prezzi che potete trovare sul mercato. E mi è piaciuto, devo dire che effettivamente mi sono piaciuti. Di questa linea ne ho provati altri, quindi oltre a questi qui lifting avevo provato quelli con l'oro e quelli al melograno, se non sbaglio, però non vorrei dire una stupidaggine perché ne ho diversi, ecco, e quindi non ricordo benissimo a memoria, però devo dire che sì, mi sono piaciuti, se dovessi trovarli da qualche parte, sì, li riacquisterei, sì, perché no? Costano un pochino, ci sta. Allora, termino con tre maschere in tessuto. Allora, abbiamo questa che è quella come si dice, al miele, olio di avocado rigenerante di Balea, che appunto potete trovare al DM.
adoro, questa è bellissima, mi piace tantissimo. Vabbè, il packaging adesso è rovinato perché ovviamente è aperta, ma è stupendo perché è fatto a vasetto di miele. E vabbè, il packaging, i disegni vari in generale di Balea sono sempre favolosi, quindi vabbè, ispirano anche e tentano l'acquisto già soltanto per il packaging. Comunque, è una maschera per pelle normale e secca, anche se ho la pelle mista in realtà, effetto lenitivo ed idratante. Allora, devo dire che mi è piaciuta tantissimo perché effettivamente è super idratante, super nutriente anche. Per quanto può essere una maschera in tessuto, ovviamente, nel senso che l'effetto è sempre piuttosto delicato, non è che fanno i miracoli, ecco, non è che vi cambiano la pelle. Però questa in particolare, che è appunto molto nutriente ed idratante, io l'andavo a utilizzare quando mi sentivo la pelle particolarmente stressata, quindi dopo una giornata dove magari ero stata truccata tanto, dove magari avevo stressato la pelle perché l'avevo magari sfregata tanto nello struccarmi piuttosto che struccata e ritruccata più volte per questioni di lavoro, magari quando devo fare le lezioni, le cose, mi devo truccare, struccare e ritruccare davanti alle clienti per spiegare loro insomma come truccarsi, quindi per la lezione che faccio insieme a loro. Quindi quando sento che la pelle è particolarmente stressata, quando la trovo arrossata qui, quando invece magari anche al contrario è stressata dal sole, quindi la sento più secca, perché magari ho usato prodotti troppo astringenti, oppure ho usato una maschera magari all'argilla un po' troppo aggressiva, che ho tenuto magari in posa un po' più del dovuto e quindi quando la tolgo sono arrossata e quindi ho bisogno di andare a ridare sia idratazione che sollievo la mia pelle. Questo è il top. Mi è piaciuta molto, e l'ho già riacquistata più e più volte. Costa pochino, cioè non pochissimo, nel senso che per quello che è una maschera in tessuto monodose, in generale questa tipologia di prodotto non lei. Non costano pochissimo, però io sono un amante in generale delle maschere, quindi queste comunque le acquisto, perché comunque tra quelle sul mercato sono comunque le più economiche, quelle di Balea, e mi è piaciuta tantissimo. Già era acquistata, ve la consiglio assolutamente, provatela. Ah, poi un'altra cosa, il tessuto, che infatti l'avevo tenuto, però vabbè, tutta spiegazzata, pazienza. Tra l'altro profuma tantissimo ancora di miele, una cosa impressionante quanto sa di miele, che a me non piace il miele da mangiare, non sopporto. E sa proprio, l'odore è quello. E dicevo, ha un tessuto bello spesso, quindi non di quelli che si sfaldano e si rompono tutti, quindi questo permette comunque di poterla riutilizzare tranquillamente 2 volte senza che si rompa nel frattempo. E aderisce comunque bene al viso, quindi veramente consigliatissima. Poi un'altra che mi è piaciuta tantissimo è questa qui di Too Faced alla bava di lumaca. Questa non mi ricordo se è una maschera di quelle. Non mi ricordo se è una maschera di quelle prese in Thailandia o in Indonesia. Non mi ricordo, non mi ricordo sinceramente. Tra l'altro, il video haul dei prodotti appunto presi in Indonesia ve l'ho girato. Quelli in Thailandia sì, ci sono. Quelli in Indonesia l'ho girato, ma non mi ricordo se l'ho poi montato e caricato. Mannaggia la miseria. Io credo e mi sembra di sì perché sto cercando di andare in ordine. Però siccome i prodotti finiti si inseriscono, diciamo, tra i vari video, i vari periodi, ho questo dubbio e a memoria, scusatemi, ma non mi ricordo, se appunto è un acquisto thailandese o indonesiano. Forse indonesiano, perché se non sbaglio era dell'Indonesia. In generale, comunque è un prodotto acquistato in Asia. Ed è made in Corea, ovviamente, quindi original made in Corea, e quindi uno dei prodotti che non sono reperibili purtroppo in Italia, perché appunto è un prodotto che potete trovare
in queste località, in questi paesi, e pagato pochissimo perché lì ovviamente sono un prodotto quasi di utilizzo quotidiano, diciamo così, e quindi costano veramente poco, molto meno rispetto a quanto le paghiamo noi sicuramente. Cioè una maschera costerà 50 centesimi, una cosa del genere. Quindi veramente ottima. Questa era idratante, effetto illuminante, e devo dire che mi è piaciuta anche questa tantissimo. Era super super imbevuta di siero, un odorino delicato, cioè, ma ancora adesso tra l'altro nella confezione c'è del liquido, pensate un po'. E la bava di lumaca, come sapete, ha un sacco di proprietà anticicatrizzanti, oltre che idratanti, illuminanti, e quindi lasciava la pelle veramente super liscia, morbida, vellutata. L'effetto illuminante, sinceramente, io non è che l'abbia notato, però sicuramente è stata una maschera molto piacevole da utilizzare. Anche con questa ho fatto più di un utilizzo. E per finire, ovviamente, la famosissima maschera di Garnier. Questa è la Skin Active Hydra Bomb, quella al melograno idratante e revitalizzante. Su questa, insomma, c'è poco da dire perché le conoscete tutte. Famosissime, sono le più reperibili forse sul mercato perché le trovate un po' ovunque. Non super economiche neanche queste, però io le acquisto sempre quando sono in offerta a 1 euro e qualcosa, e allora in quel caso me la vado a concedere, diciamo così. Super fresca, bella idratante, devo dire che mi piace molto. Allora, dire che ho notato delle differenze abissali tra le tre maschere in questione, ma come in generale con le altre maschere, vi direi una stupidaggine, nel senso che l'effetto delle maschere in tessuto è molto simile, vanno comunque a idratare. Poi questa ha un effetto molto addolcente e lenitivo, quindi diciamo che in più aveva questo effetto. Questa invece aveva un effetto un po' liftante, schiarente, ma no, cioè più che schiarente, mi dava l'idea di avermi, come si dice, liftato un po' la pelle, ecco, più che altro. E questa è la classica idratante che quando la togliete sentite proprio il viso bello, bello fresco, bello rimpolpato, morbido. Quindi ecco, sicuramente sono ottime maschere tutte e tre, e io le riacquisterei tranquillamente tutte e tre. Peccato per questa che purtroppo dovrei fare un altro mega viaggio per andare a riacquistarla. Però ecco, magari se si riesce a trovare su qualche sito, o insomma se si riesce a reperire in qualche modo, non ne ho idea, però sicuramente ottima. E quindi mi piacciono tutte e tre. Ve le consiglio. E niente, questo è quanto per oggi. I prodotti finiti sono finiti. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto. E ci vediamo al prossimo. E niente, buona serata, un bacio.